È un tema delicato questo scelto per parlarvi stamattina, delicato e ampio. Io, pensando a cosa dire, ho preso una marea di appunti che sono sempre molto confusi e dunque inutili. Poi ho provato a numerarli e ho provato a numerare questi appunti per dare un ordine logico a questo discorso. E poi ho rivisto ieri in albergo questo ordine, mi sembrava molto disordinato, quindi non lo seguirò. Questo perché fedeltà e infedeltà, che io vedo come una coppia di concetti, di comportamenti, di modi di essere assolutamente complementare, come se queste due cose continuamente si affrontassero, si circondassero l'una dell'altra, trovassero la loro ragione nel proprio opposto e che noi ne siamo interessati in tutti i campi in cui viviamo e agiamo. Dunque rinuncio, diciamo così, anche perché sarebbe, perché non ci credo io e perché sarebbe piuttosto ovvio e scontato, a una, diciamo così, definizione in positivo di una dei due poli, cioè la fedeltà, e in negativo dell'altra, cioè pensare che l'una cosa sia buona e l'altra cattiva. Proviamo a vederli in relazione l'una con l'altra, a partire da un fatto che è evidente, credo, a tutti noi, cioè che continuamente noi cambiamo, mutiamo e cambiando veniamo meno al modo di essere precedente, cioè ogni volta che si introduce un cambiamento nella nostra vita, sia che siamo noi a volerlo, sia che questo accada, noi cessiamo di essere la persona che eravamo fino a poco prima. Dunque in qualche misura siamo infedeli a un modello, a un modo di essere, di vivere. Questo dovrebbe, diciamo, questa semplicissima notazione dovrebbe farci capire che sì, questo valore della fedeltà, parlo innanzitutto della fedeltà a se stessi, perché ci terrei a sottolineare il fatto che quando si parla di fedeltà si immagina quasi automaticamente la fedeltà a qualcun altro, a un'altra persona, nel caso della fedeltà amorosa, a un gruppo di persone, gli amici, o all'intera società in cui si vive. Ma forse la prima fedeltà è quella a se stessi, cioè essere quello che si è, restare fedeli a se stessi. Tanto che solo di recente un professore di latino mi ha spiegato il vero significato di questa parola che io così a naso immaginavo voler dire un'altra cosa, cioè della parola adulterio, che io pensavo volesse dire appunto andare verso un'altra cosa rispetto al proprio legame coniugale. Invece mi spiegava come in realtà adulterio voglia dire andare verso un'altra parte di sé, cioè cambiare se stessi, da cui poi il significato della parola adulterarsi, di quando un cibo o un vino si adulterano, vuol dire che cambiano natura, cambiano, si corrompono, e qui, da cui il significato negativo del termine adulterarsi. Come che sia, insomma, nel momento in cui noi cominciamo a cambiare, introduciamo qualche cosa di nuovo che non era ciò che noi eravamo. Tanto da farmi pensare a quel famoso paradosso che non so poi i filosofi come abbiano risolto in via definitiva, della cosa o della persona a cui si cambiano un po' alla volta tutti i pezzi, anche un'automobile, ecco, facciamo l'esempio dell'automobile, se io comincio a cambiare il motore di quell'automobile, poi cambio gli sportelli e poi cambio le ruote, è ancora la stessa automobile o è un'altra? Cioè, qual è il punto in cui questo mutamento diventa tale per cui quella cosa o quella persona non è più ciò che era? Questo è un enorme tema che io non oso affrontare, ma né oggi né mai,
biologia di un prossimo futuro in cui noi stessi cominceremo a essere sostituiti da altri pezzi e dunque ci si potrà chiedere fino a che punto si rimane se stessi e da quale punto invece si cessa di esserlo. Tema fedeltà e infedeltà, ho visto che quando viene annunciato immediatamente sembra riguardare soprattutto la sfera sentimentale, la sfera erotica. Tant'è che ho letto che ieri sera c'era una conferenza che si chiama Tradimento e allora qualcuno ha detto allora che la fai a fare te domani mattina? E io ho detto io vorrei anche trattare il tema della fedeltà in senso un po' più ampio, non perché così ho anche io qualcosa da dire dopo quello che ha detto Matteo Nucci, ma che in effetti questo è un tema più di tutti, più di ogni altro, un tema politico. Mi rifaccio per esempio a delle bellissime pagine del primo grande libro, diciamo, di revisione della storia della Resistenza, il libro di Pavone, Una guerra civile, dove c'erano delle pagine molto interessanti legate proprio al problema dei soldati che avevano giurato fedeltà al re e che poi si ritrovarono a fare i partigiani, in un certo senso, non in un certo senso, letteralmente rompendo la parola data, cioè venendo meno alla parola data. E in che misura quella parola data che veniva rotta veniva di nuovo messa in gioco come parola data a un ordine futuro, non all'ordine del passato, ma all'ordine del futuro. Quindi Pavone molto sottilmente introduceva questa scoperta del fatto che si possa essere contemporaneamente infedeli e fedeli, perché si è infedeli a un ordine che deve essere cambiato e si è fedeli a un ordine che ancora non c'è, che ancora non esiste, che verrà, che poi è, diciamo così, la ragione di azione di tutti i rivoluzionari, di tutti coloro che nel momento in cui hanno cominciato a agire stavano spezzando un legame, ma stavano già obbedendo a un legame futuro che ancora non era in essere. Quindi anche questi momenti di passaggio, di crisi sociali o politiche o anche personali, spesso vedono queste due categorie agire contemporaneamente, cioè si è banditi da una parte e si è eroi o futuri eroi di un ordine a venire, quindi si è rinnegati e patrioti nello stesso istante, perché si sta rinnegando qualcosa nel nome di qualcos'altro. Quasi sempre, mi sono accorto, sono in gioco queste categorie contemporaneamente, cioè anche nel fatto stesso di essere fedeli a qualcosa esclude il fatto di poter esserlo ad altre cose. E questo discorso di Pavone sulla guerra civile, sulla guerra tra fascisti e antifascisti, mi ha fatto poi pensare, in questo caso criticamente, al concetto di fedeltà, quando ho detto sì, d'accordo, noi nutriamo ammirazione verso chi è fedele alle proprie idee, ma se poi entriamo nel merito di quelle idee, è così un bene che si resti fedeli a delle idee sbagliate? Cioè, prendo solo come esempio, ma insomma, fra l'altro questi sono esempi clamorosi, ma uno potrebbe fare dei piccoli esempi di se stesso, su se stesso, non così drammatici, ma altrettanto validi, il caso di uomini come Alessandro Pavolini, senz'altro un uomo che è rimasto fedele alla sua ideologia, all'ideologia fascista, e così anche i repubblichini e compagnia bella. Allora mi chiedo, e allora è ancora un valore, è sempre un valore quello, cioè restare della propria idea, cioè è migliore o è peggiore chi cambia idea o chi resta della propria? Questo lo so, è una cosa che mi tormenta abbastanza, devo dire personalmente anche, quindi non riesco a esprimere un giudizio morale, non lo voglio fare, però è vero che in noi rimane comunque un'aura di ammirazione verso coloro che non hanno cambiato casacca, anche se quella casacca poteva essere orribile.
E questo alone di ammirazione confligge però chiaramente con l'idea generalmente positiva che noi abbiamo del concetto di fedeltà. Poi ho provato a pensare appunto i casi in cui questa fedeltà possa essere interpretata in modo molto diverso e ho pensato forse l'esempio più clamoroso che mi permette anche di introdurre e suggerire come lettura tra le tante, so che chi ascolta queste, chi partecipa a queste cose viene tempestato di suggerimenti di lettura, quindi non vorrei contribuire a alzare la pila che è virtualmente infinita, però un bellissimo libro di Gore Vidal dedicato a Giuliano l'Apostata ci introduce a una delle più clamorose figure che considerate da una parte l'uomo, l'ultimo imperatore fedele ai valori della Roma antica, alla religione pagana, alla vera religione dei propri padri, secondo lui, o invece, quando leggiamo queste strepitose descrizioni, sia che vengono fatte da uno storico fedele all'imperatore, sia che invece vengono fatte da uno storico cristiano, o dalla penna di un autore cristiano, di quest'uomo che è una volta appunto il restauratore dei grandi valori della Roma passata e dall'altra un mostro, tanto da meritare appunto il soprannome dell'apostata, il rinnegato, il traditore. Ecco, la parola traditore e un bellissimo libro da cui ho tratto varie interessanti notazioni di Marcello Flores che si chiama appunto Traditori, una storia del tradimento. Traditori rispetto a cosa? Cioè, traditori di una cosa perché fedeli a un'altra. Questa ambiguità addirittura si spinge a toccare i personaggi più vituperati come Bruto e Cassio, cioè che Dante li mette addirittura in bocca a Lucifero, che li fa masticare, maciullare in eterno dalle bocche insanguinate di Satana, per non parlare poi di Giuda. Ebbene, Bruto e Cassio, da un punto di vista, diciamo così, dei valori repubblicani, sono degli eroi. Conosco molti Bruti in Romagna, per esempio, chiamati così proprio perché, da quel punto di vista, l'assassino di Cesare è l'ultimo difensore della libertà. Eppure il nostro più grande poeta li fa punire nel modo più orribile, cioè addirittura facendoli masticare dai denti del demonio. Io non l'ho letto, non so se qualcuno di voi l'ha fatto, ma so che c'è un romanzo di Amos Oz che si chiama Giuda, dove io ne parlo avendo letto il riassunto, quindi come non si dovrebbe fare, ma non ho avuto le forze di leggerlo, dove si sostiene la necessità del tradimento di Giuda. Questo c'era in verità già in qualche misura in Jesus Christ Superstar, cioè l'idea che insomma questo qui debba fare questo ruolo, questo sporco ruolo, insomma qualcuno dovrà fare lo sporco lavoro. E in questo caso la necessità della storia è che Giuda tradisca, che quindi sia un personaggio tra virgolette, in quanto necessario, personaggio positivo. Appunto, questo accenno a Giuda fa pensare che per innescare quel cambiamento attraverso il sacrificio supremo di Cristo, occorra che ci sia un agente negativo. Ecco, di nuovo qui mi viene in mente quanto in Occidente la parte negativa sia, ovviamente proprio per una questione logica, considerata negativamente, laddove in altre culture questa idea che ci sia un Dio che fa e un Dio che distrugge, l'idea che ci sia un metabolismo, insomma, per cui anche la parte distruttiva è necessaria.
appunto rivaluta, valuta il nemico, il rinnegato, l'avversario come una figura assolutamente necessaria, esattamente come lo è nei film hollywoodiani, no? Il cattivo, se non ci fosse il cattivo non ci sarebbe la narrazione, non ci sarebbe la storia e non ci sarebbe neanche quell'alleanza dei buoni, perché poi in realtà i buoni, finché non c'è una situazione tale, non si accorgono, non si alleano, assistono passivamente. Quindi il caos ha di positivo il fatto di mettere insieme le persone che cercano di combatterlo. Quindi se non ci fosse caos, ci sarebbe il caos, perché nessuno sarebbe interessato a unirsi ad altri per combatterlo. Sì, questo perché se non ci fosse il caos, ci sarebbe il caos, mi fa capire il mio stato mentale. Ma... Grazie. No, no, non era per strapparvi un applauso di incoraggiamento, ma... Però in effetti è un paradosso su cui, come dice una psicanalista, ci dobbiamo lavorare. Un altro libro fondamentale di queste mie confuse ricerche è stato un libro di Giorgio Agamben che si chiama Il sacramento del linguaggio, archeologia del giuramento. Io ho pensato poi che dov'è che la parola data si rafforza, trova la sua consistenza più classica, più antica nel giuramento, sia quel giuramento, diciamo così, individuale che si fa tra persone, sia poi il giuramento solenne. E in questo sofisticatissimo, difficilissimo libro di Agamben, di cui confesso di aver capito circa un decimo, ma insomma quel decimo, cioè non di averlo capito, di essere convinto di averlo capito, perché probabilmente non ho capito neanche quel decimo, o forse avevo capito anche gli altri nove decimi, ma insomma non sono così convinto. Un elemento molto interessante è una sua notazione sul fatto che il giuramento non è altro che un modo per assicurare il linguaggio, cioè per rendere più fermo la parola, per rafforzare qualcosa che già esiste, quindi non fonda nulla il giuramento, ma bensì rafforza, e soprattutto rafforza il linguaggio, cioè fa sì che, per questo si dice la parola data, come se la parola venisse proprio letteralmente consegnata e non possa cambiare. E Agamben parla, per esempio, di questo, letteralmente usa la parola flagello, un flagello collettivo che deriva dalla rottura di questa parola data, che contamina l'intera società di fronte alla quale la parola è stata data. E questo mi ha fatto venire in mente, perché lo stavo leggendo contemporaneamente, tra i racconti di Kleist, ce n'è uno veramente terrificante, sono tutti terrificanti, uno più dell'altro, oppure beffardi, come la famosa Marchesa Fonò. Ma quello più terrificante di tutti è il terremoto in Cile, dove il terremoto stesso sembra essere stato provocato da un'impurità sessuale, cioè da un rapporto che la società condanna, e che quindi quel terremoto, il prete, il sacerdote che dice messa nella cattedrale, accusa proprio una donna di essere lei, questa Josefa, di essere lei la causa di questa catastrofe universale, come se appunto la punizione poi si riversi, per la colpa di alcuni, si riversi sull'intera società. Una cosa veramente terribile, un esempio, Kleist lo mostra in tutta la sua crudezza, di questo fanatismo religioso, che però mi ha fatto pensare a questa cosa detta dopo il terremoto dell'anno scorso, del fatto che questo fosse avvenuto come punizione per i matrimoni gay. Allora poi ho pensato, ma allora potrebbe essere anche la punizione per i preti pedofili, potrebbe essere la punizione, insomma ci sarebbero molte buone ragioni perché questo flagello si scatena.
si scateni. Però sicuramente la cosa molto forte è che questa rottura del patto venga sanzionata socialmente, ci deve essere una sanzione. Anche perché dice Agamben, io gli credo proprio sulla fiducia, ecco, gli do fides, che i giuramenti fatti sugli dèi non hanno alcun valore, per la semplice ragione che gli dèi non si interessano di punire gli spergiuri vengono puniti dagli uomini, cosa che mi ha anche fatto pensare a quanto il famoso comandamento non nominare il nome di Dio in vano non sia tanto legato all'idea della bestemmia, al fatto di sporcare il nome di Dio, quanto al fatto di usarlo fuori proposito proprio come fondamento del giuramento, e che qui quello è vietato, cioè non giurate su Dio, non si deve giurare su Dio. I romani più, diciamo, più laicamente o scetticamente dicevano è inutile farlo perché tanto poi gli dèi non interverranno a punire lo spergiuro. Anzi, sostiene Agamben, e questo è molto, molto interessante, che in realtà il giuramento implica lo spergiuro e non serve a impedirlo, bensì a punire, avere il diritto di punire chi trasgredisce il patto. Che mi ha fatto venire in mente, e ho capito finalmente il senso di quelle assurde domande che facevano e fanno tuttora quando uno va negli Stati Uniti, che ti fanno quella lista di domande, che uno dice, sei un terrorista? No, sei portatore di epidemie? E uno risponde sempre no. Mi ricordo le prime volte da ragazzi ridevamo facendo queste crocette, no? Perché dicevano che domande idiote, come sono banali gli americani, i soliti fanciulloni stupidi. Ma ammetti che una sola di quelle crocette che tu hai apposto, poi si scopre che invece non era così, tu finisci appunto a Guantanamo dritto per dritto, e allora quelle domande perdono la loro banalità, perché se poi introducono anche una piccolissima scoperta di una contraddizione, sei fritto. Quindi il giuramento, adesso questa è una versione, diciamo, demotica dell'alto pensiero di Agamben, però se è vero questa cosa che lui sostiene, è proprio il patto ha come sua implicazione principale l'acquisizione del diritto a punire chi lo trasgredisce. Non preserva, non allontana dal male, ma dà una carta in mano a chi dovrà reprimerlo. Ci deve essere questa sanzione, insomma, la sanzione sociale. Agamben la definisce letteralmente la maledizione, cioè si trasforma il giuramento in una maledizione, cioè sia maledetto colui che viene meno alla parola. E notava, e sono d'accordo con lui, di quanto l'istituto della maledizione sia in decadenza, oppure non venga preso sul serio. Però se alle parole si dà un po' di peso, io tendenzialmente cerco di farlo e vorrei farlo quando parlo e quando scrivo, se le parole hanno un peso, la maledizione, essendo, come forse sapete, facendo parte del linguaggio cosiddetto performativo, cioè quel linguaggio che fa accadere le cose, che nomina, bene, la maledizione è l'interdetto sociale, è molto forte. Oggi forse è allentato e potremmo dire per certi versi per fortuna che lo sia. Però la rottura della fiducia sociale è causa di immensi mali. Io ultimamente io cerco di lamentarmi il meno possibile, sport nazionale, molto più del calcio e di qualsiasi altro sport, però di una cosa mi lamento perché mi pare devastante, cioè la caduta della fiducia reciproca
Per questo intendo il fatto che noi, almeno io, forse ho delle mie paranoie, però chiedo qui a un vasto pubblico se le condivide, io non riesco più a fidarmi di nessuno, cioè né del meccanico che ripara il mio motorino, né del notaio dove vado a fare un atto, né del medico che mi cura, né del commercialista, né di nessuno. Cioè ho la sensazione sempre che sia o incompetente o in cattiva fede, e comunque quindi io debba tenere, diciamo, tutto sotto controllo, perché se lascio fare cose che invece io desidererei, perché penso che la comunità nasca così, no? Cioè io so fare una cosa, tu ne sai fare un'altra, per quella cosa lì io mi affido letteralmente a te e tu a me quando verrà il turno che io faccia una cosa per te. Nel momento in cui tu vai da un notaio e puntualmente lui vede l'atto fatto da tuo padre 20 anni prima, dice: ma chi ha fatto questo? Ma com'è fatto questo atto? Ma è totalmente irregolare. Dico: è strano, perché l'ha fatto un suo collega che prende miliardi solo perché quello che scrive sia senza dubbio giusto. E vai da un dentista e lui ti dice: ma chi le ha fatto questo lavoro? Allora pensi sempre: era incompetente quello di prima, e questo, però a questo punto perché dovrebbe esserlo quest'altro? E poi soprattutto, chiudo con questa parentesi aneddotica, le riparazioni dei motorini. Questa è una mia fissa, mi dispiace, che ogni volta uno lo riprende che era come prima, esattamente come prima. E allora però, se io vado dal meccanico con l'ansia di sapere che quello che lui farà o dirà è quello che io pagherò, io non ci credo. Non ho. Allora ho pensato: può una società, quella italiana, perché siamo qui, quella italiana è particolarmente, secondo me, afflitta da questo flagello, reggersi se uno non può più abbandonarsi a un altro, se uno non può più lasciarsi letteralmente cullare nelle braccia senza nessun consenso informato? Non mi interessa di essere informato. Io voglio, infatti, tutte le volte che o il dentista o il coso mi cominciano a informare, dico: guardi, è lei che l'idraulico ieri. Allora, perché adesso con questa idea del consenso informato succede così, che la colpa poi è tua, perché sei tu che hai detto voglio quella cosa invece di quell'altra. Quindi no, non mi informare, dimmi tu però per favore qual è la cosa migliore. Sostituiamo la pompa, lasciamo quella vecchia, sostituiamo soltanto un pezzo. Sei tu l'idraulico, io sono professore di lettere, se vuoi ti dico io se è meglio Leopardi o Manzoni, ma invece tu dimmi se la pompa la devo tenere o la devo cambiare. Non c'è verso su questo. Bene, questa cosa secondo me sta venendo meno, e se è vero la questione dell'assicurare il linguaggio, io trovo che è un fenomeno per me molto preoccupante, cioè che mi mette in difficoltà, mi mette a disagio, è la multifunzionalità di molti personaggi pubblici italiani. Cioè il fatto che non si capisce più chi sono. È un magistrato? È uno scrittore? Produce televisione? Recentemente io ho fatto una cosa tipo questa insieme a un valente ex magistrato che adesso è diventato un intrattenitore, e io ero fortemente imbarazzato pensando che lui ha fatto importanti processi, ha mandato in galera un bel po' di gente, e adesso faceva l'attore. Allora dicevo: ma qui c'è qualcosa che non va, è possibile essere così multitasking? Fermo restando che poi anche nel tasking singolo tu non ti fidi di lui, però se poi ne fa 5-6 di queste cose, poi come potrà essere credibile? Per cui lo dico, potrei farne diventare uno spunto polemico, questo è senz'altro lo è, però anche chi sei tu, cioè chi ho davanti, la tua voce da dove proviene? Questo è per me un tema fondamentale, no? La tua voce da dove proviene? Allora il fatto di avere, diciamo, delle funzioni e possibilmente avere solo quelle, secondo me è rassicurante per il prossimo. Non so, io lo trovo, io quando invece vedo queste cambi di formazioni
mi insospettisco da una parte e appunto perdo ancora di più quel poco di fiducia che avevo. Per passare a quel tema che mi tocca anche dopo Nucci, cioè il lato invece della fedeltà o dell'infedeltà di tipo sentimentale, coniugale, amorosa, c'è un personaggio molto interessante che riassume entrambe le figure di traditore, ed è il personaggio di Lancillotto. Io l'avevo sempre visto, devo dire, io ho lavorato anche sulle storie di Artù, del Graal, quindi per un certo periodo, una quindicina di anni fa, ho letto tutti i romanzi cavallereschi, tutta quella faccenda, e avevo sempre apprezzato, devo dire, questo slancio amoroso di Lancillotto che superasse ogni codice, a partire dal codice stesso dell'onore, cioè che quest'uomo, uomo, cavaliere, quindi ben più che uomo, accettasse il disonore per amore, cioè che l'amore sia disonorevole. Nel questo romanzo che si chiama Il Cavaliere della Carretta, lui, pur di andare da Ginevra, pur di rintracciare la regina che era stata rapita, accetta da un nano di salire su questa carretta, che è la carretta dove vengono portati al patibolo i condannati a morte. Quindi un cavaliere non potrebbe mai scendere così in basso da farsi portare sulla carretta dell'infamia. E lui lo accetta e ci sale sopra. E fra l'altro, meraviglioso paradosso letterario, quando con questa carretta tirata dal nano arriva finalmente da Ginevra, Ginevra non lo vuole vedere perché sta sulla carretta dell'infamia. Quindi, diciamo, lui si disonora e perde anche l'amore. Quindi non ha guadagnato nulla da questo rompere tutti i codici possibili. Ma non avevo considerato, preso dalla storia amorosa, del suo tradimento politico, cioè la sua infedeltà non tanto amorosa, quanto proprio l'infedeltà al suo re. La vera grande colpa di Lancillotto, per cui Lancillotto non potrà mai toccare, mai arrivare al Graal, è quella. È un traditore. E in effetti poi la parola traditore, siccome ragione anche per cui io oggi sto parlando di questo, è che io ho pubblicato un libro che si chiama Un adulterio, e continuamente ho visto titoli di giornali, di recensioni che parlavano traditori, traditore, e a me riusciva sempre un po' difficile usare questo termine, non perché il tradimento erotico, amoroso non sia tale, ma perché la parola traditore invece la vedo come applicabile soprattutto al campo politico, o forse a un altro sentimento molto importante, almeno quanto l'amore, che è l'amicizia. Cioè, se penso a qualcuno che tradisce, penso più a qualcuno che tradisce i propri compagni, i propri amici, i propri fratelli. L'uso invece della parola tradimento in campo amoroso mi lascia perplesso, come mi lascia anche molto perplessa un'altra parola, siccome mi hanno fatto varie interviste perché poi volevano cogliermi in castagna continuamente su questo fatto, come se volessero sapere di me, mentre il mio era soltanto una storia, un romanzetto, una novella. Voglio sapere se, ma tu dai, diccelo, che combini. E io glielo ho detto appunto che questo termine tradimento mi piaceva poco, ma ancora meno mi piaceva il termine perdono. Ma poi quando uno è stato tradito, poi può perdonare. Allora, prima l'uso di una categoria politica, tradimento, poi l'uso di una categoria religiosa, perché secondo me il perdono è solo una faccenda religiosa, tra esseri umani è un'altra faccenda. Appunto, tra esseri umani c'è l'amore, che è un sentimento che se c'è rende inutile il perdono, se non c'è rende inutile il perdono lo stesso, quindi non capisco come si possa continuare a stare con una persona
se non la si ama. Se la si ama non c'è bisogno di perdonarla, se non la si ama a quel punto riprendersela, infatti trovo veramente inspiegabilissime ma inspiegabili quei rapporti di coppia dove vedi che la persona tradita si riprende il partner e poi lo soltanto per tartassarlo e quello farsi tartassare come, cioè, non voglio entrare naturalmente, voglio che voi vi riferiate minimamente alle vostre storie, alle vostre faccende, insomma. Poi ci sono tantissimi bellissimi romanzi e film, questo è un argomento che è stato molto toccato e soprattutto poi in quel momento in cui, cioè l'Ottocento, in cui l'amore aveva introdotto nel gioco della fedeltà o infedeltà coniugale qualcosa di molto più drammatico, perché in un certo senso finché i matrimoni erano senza amore, matrimoni combinati, allora l'adulterio era una pratica, come dire, laica, non si tradiva i sentimenti di nessuno perché non c'erano... Cioè la positività del matrimonio prima del romanticismo, cioè il matrimonio senza sentimenti, è che non poteva morire un amore dentro un matrimonio perché tanto non c'era mai stato. Da quando invece il matrimonio è stato soggetto al sentimento, è diventato il matrimonio d'amore, allora lì sono cominciati i grossi guai, perché l'amore, come sapete, è un sentimento piuttosto capriccioso e quindi legarlo al matrimonio ha voluto dire anche mettere in crisi profondamente il matrimonio e rendere l'adulterio molto più grave di quello che fosse prima. Prima era un'usanza mondana, da un certo momento in poi è tradire una persona per intero. E quindi queste famose figure di adultere ottocentesche, ho ragionato a lungo su quelle due figure, le più famose di tutte, credo, cioè Madame Bovary da una parte, Anna Karenina dall'altra, e esattamente come alla fine mi sono accorto che nella diciamo eterna polarità Tolstoi, Dostoevsky, chi è il più grande, poi alla fine a me piace di più Turgenev, cioè uno che non è un genio assoluto ma è solo uno scrittore molto bravo. Esattamente allo stesso modo poi tra queste due colossi letterari e tra questi personaggi così drammatici, la signora Bovary e Anna Karenina, di preferire Effie Briest, la protagonista di uno struggentissimo romanzo di Theodor Fontane, la quale, contrariamente alle altre due, non si suicida ma accetta, diciamo così, un'esistenza grigia di riconciliazione parziale con la vita dopo aver commesso adulterio, che è qualcosa forse di più simile a quello che accade, quindi in un certo senso più vicina, almeno più vicina a me, tenendo conto del fatto che comunque, tornando al tradimento politico, anche se questo verrà sanzionato, anche se il colpevole verrà perdonato, anche se la situazione verrà risanata, l'ombra del tradimento non cesserà mai di proiettarsi. Quindi in Effie Briest, in quel romanzo, c'è l'idea che quello che è accaduto non sarà cancellato, come invece drammaticamente viene cancellato dal suicidio delle due più famose Bovary e Karenina. Allora, per levarmi di torno queste ingombranti presenze ottocentesche, vi consiglio di leggere un piccolo libro che sta alla, lo dico anche, anzi non so se faccio così il mio gioco o invece faccio il contrario, comunque sta alla base di questo ultimo mio libro, la lettura di una novella di uno scrittore straordinario e straordinariamente trascurato che si chiama David Vogel.
quasi nessuno lo conosce, ha avuto un momento una ventina d'anni fa quando Adelphi, che sembrava l'editore perfetto per lui, ha pubblicato questo straziante e meraviglioso libro che si chiama Vita coniugale, dopodiché è tornato a inabissarsi. David Vogel non è il tempo, non è il modo, prossima tra 4-5 Festival della Mente, che sarà sfigati, verrò a parlarvi di David Vogel, perché è probabilmente l'uomo più sfortunato della storia, perché è nato in Podolia, cioè un posto che nessuno sa dov'è, adesso sta in Ucraina, però ha vissuto a Vienna e quando stava a Vienna gli austriaci l'hanno arrestato come russo. Poi è andato in Palestina perché era ebreo e perché scriveva in ebraico, ma poi si è accorto che lui voleva tornare in Europa, è tornato in Europa, è andato a Parigi. A Parigi i francesi lo hanno arrestato come austriaco e poi i nazisti lo hanno arrestato definitivamente e quindi è finito come gli altri milioni di ebrei europei. E questo signore, dalla Vita Grama, ha scritto 4 libri straordinari. Uno l'ho detto è Vita coniugale, l'altro è questo romanzo che è stato trovato seppellito in un giardino in Francia, scritto su 18 fogli, sono 240 pagine scritte su 18 fogli, che si chiama Romanzo viennese, e in mezzo ci sono 2 novelle. Una di queste è Davanti al mare, editore Passigli. Allora, Davanti al mare è una storia di adulterio, infatti quando poi ho scritto il mio ho brutalmente preso a modello David Vogel. 2 sposi, una bella coppia innamorata, Bart e Gina, vengono dal centro Europa, Budapest probabilmente, vanno a fare una vacanza in quella che allora era un posto selvaggio, cioè la Costa Azzurra. E come succede a questi personaggi nordici, o comunque del centro Europa, quando arrivano sul Mediterraneo si sciolgono, si disfano, la loro stoffa morale, che già era abbastanza scarsa, in verità, si ha contatto col sole, col mare, con questa vita strampalata che conduce questa piccola comunità, perché allora i turisti erano 4 gatti, tutti un inglese, una cinese, un po' di, questo è molto interessante, un po' di italiani immigrati, perché i lavoratori che stanno lì sono tutti quanti italiani, e che però ogni sera si ubriacano, ballano, fanno il bagno nudi. Questo libertinaggio anni 20, che uno pensa che i tempi continuino sempre nel senso di una liberazione dei costumi, ma in realtà quei costumi erano molto più sfrenati, molto più selvaggi allora. Morale della favola, entrambi finiscono irretiti da una parte una bellissima ragazza francese, Bart, Marcel, che si capisce fin dall'inizio che verrà sedotto da questa fanciulla molto bella, e Gina invece viene letteralmente perseguitata da un italiano, che si chiama nel libro Cicci. Cicci è un personaggio detestabile e adorabile al tempo stesso perché, come si dice a Roma, adesso non so se qui è, la tampina comincia proprio a, ma in una maniera talmente focosa, talmente irresistibile, talmente sfinente, che una notte, diciamo così, una notte in cui lei perde se stessa, perde il controllo di se stessa, si concede a lui, a questo Cicci, che da quel momento uno pensa la lascia andare, no, la perseguita ancora di più. Ebbene, se il tradimento commesso da Bart è una sciocchezza, perché è un flirt, perché è una bella ragazza di passaggio, quello di Gina è drammatico. Perché Gina, e qui torniamo a quel discorso che facevo prima, adulterio, andare verso un altro o andare verso un altro sé? Perché Gina capisce di essere diversa da come era. Cioè, in lei si apre questa enorme voragine di aver conosciuto una parte di sé che ignorava del tutto. Cioè lei è capace a concedersi a questo Cicci, dunque a chiunque. Perché se è andata con questo, solo perché questo ha insistito, allora lei è aperta a qualsiasi, e questa scoperta la sconvolge completamente. E poi il racconto va come va.
Allora, in questo racconto, tra le sue tante meraviglie, è anche l'unico che io conosco dove sono una coppia a commettere adulterio, non solo una, uno o una, non solo la solita lei peccatrice o lui Don Giovanni, no, sono entrambi a scindersi e poi ritrovarsi con una posizione che però per Bart non è cambiata affatto, perché Bart è quello di prima, anzi Bart è innamorato, Bart è sollecito, Bart vuole continuare, era solo, come dire, come quella canzone di Battisti, un tuffo dove l'acqua è più blu e fine. Lei invece è profondamente cambiata. Questa, soprattutto poi questa straziante scoperta della propria capacità di sedurre, perché normalmente quando si pensa all'infedeltà si pensa al fatto che noi veniamo sedotti da qualcun altro, cioè noi vediamo una bella donna, un bell'uomo, una persona interessante e andiamo verso questo altro proibito perché il legame coniugale ce lo impedisce. Ma molto più sconvolgente, a mio avviso, molto più eccitante al tempo stesso, è la scoperta di essere capaci di sedurre, cioè che gli altri guardano te, non sei te a guardare gli altri, che tu ti senti ancora un uomo, una donna, capace di attrarre. E questo potere della propria seduzione è molto più forte, a mio avviso, ed è molto più eccitante di quanto sia quello di scoprire che altri ci piacciono, perché è ovvio che altri ci piaceranno. Anche qualsiasi matrimonio, anche il più solido, non può escludere, non può far diventare un uomo o una donna come Tertulliano voleva che diventassero i cristiani, che quando camminavano a Roma non dovevano alzare gli occhi, perché tutto quello che vedevano, tutto, una statua, un tempio, era tutto peccato, era tutto proibito, era tutto pericoloso, era tutta una tentazione. Ovviamente uno sposa un uomo, una donna, o si fidanza, perché poi fra l'altro tutto questo sembra riferito solo all'ambito matrimoniale, quando io invece penso a qualsiasi rapporto amoroso, anche due liceali fidanzati, insomma, anzi, vedo che fra l'altro i fidanzamenti tra liceali sono molto spesso dei surmatrimoni, cioè degli ipermatrimoni, sono molto più sposati loro di quanto lo sia un adulto. Bene, in quel caso è quando tu scopri che tu vieni guardato dagli altri, che tu sei oggetto dell'interesse altrui. E questo interesse altrui, cioè, questo per esempio nel libro di Flores è trattato, leggetelo se vi interessa, è un libro molto interessante, dove parla per esempio in questo caso dell'enorme interesse sociale verso l'infedeltà, cioè che libri, riviste, film continuamente rivendono il tema dell'infedeltà, eccitando un pubblico immenso, suscitando un interesse morboso. Io mi ricordo, non so se sia un mio lato da cameriera, ma io da ragazzino non facevo altro che sfogliare le riviste delle cameriere, appunto, solo coi tradimenti delle principesse, ed era tutto, sembrava che l'intera vita sociale del mondo si svolgesse in questi ambienti in cui queste donne fatali, questi, per esempio questa figura ormai estinta del Playboy, interessante, l'altro giorno provavamo a ricordarci i nomi dei famosi Playboy dell'epoca, soprattutto uno che sta in un film di Polanski che si chiama Che, e dopo lunghi sforzi mentali non volevamo andare a controllare su internet, perché ho detto dai, vediamo se ce la facciamo a ricordarci come si chiamava Piacentini, e allora Piacentini aveva rubato tutte le mogli di tutti quelli che stavano nei suoi paraggi. Ecco, la pubblicità, quello che qualcuno ha chiamato invece del godimento sessuale, il godimento testuale, cioè l'idea che non soltanto la cosa ci interessa, ci è vicina, ma che ne siamo accesi continuamente dalla lettura o dal vedere foto, immagini. Adesso tutto questo ovviamente avviene
su un altro piano, non sulla carta ma online, ma il discorso è lo stesso. Cioè questa curiosità morbosa sta ancora di più a dimostrare che evidentemente anche nei rapporti più solidi, anche i rapporti più solidi hanno, sono come isole bagnate da questo oceano di infedeltà, da questo oceano di possibilità di vivere anche solo virtualmente le avventure che poi uno non vive di persona. E proprio nel libro di Flores ho trovato una bellissima e molto interessante trattazione di una cosa che sta al fondamento del tradimento sia politico, sociale, sia amoroso, coniugale, cioè la lettera, la missiva, e cioè che proprio naturalmente il romanzo costruito intorno a questa modalità è Le relazioni pericolose, che però confesso di aver provato a rileggere apposta per questa conferenza, e mi era molto piaciuto quando l'avevo letto durante il militare, facendo il servizio militare, me lo portavo dietro le giberne quando andavo a montare di guardia, facevo la guardia a una cassaforte, insomma in una guardia piuttosto insensata, insomma, però circa, non so, 30 o 40 notti io e la cassaforte l'ho passate in realtà leggendo, e allora mi entusiasmò, adesso l'ho trovato molto noioso. Comunque quello è il modello, l'archetipo delle lettere che partono e arrivano trasmettendosi segreti indicibili, segreti morbosi. Ebbene, la stessa cosa, racconta Flores, tanto da portare delle forti restrizioni in Inghilterra da parte del governo, avveniva con le associazioni segrete, cioè il modo con cui le associazioni segrete, diciamo carbonare, sette, eccetera, eccetera, si mettevano in contatto, era proprio la corrispondenza, quindi intercettare la corrispondenza, limitarla, leggere le lettere altrui. Oggi tutto questo non avviene più, naturalmente, con le lettere avviene in un altro modo, leggere la posta, il telefonino, le cose. Allora, interessante come l'infedeltà o la sovversione, in questo caso sono le due categorie, viaggino attraverso queste missive segrete. E che quindi siano fatte di linguaggio, siano fatte di parola, cioè è la parola in generare, è la parola a mantenere questo legame proibito. La cosa però più triste che ho letto sull'argomento nel libro di Flores è la seguente, ve la dico freddamente come l'ho letta scritta, è che il vero motivo della disperazione di Madame Bovary, che la conduce al suicidio, non è la colpa, non è il peccato, non è la riprovazione sociale, è l'aver scoperto che il matrimonio e l'adulterio sono la stessa cosa. E questo, quando ho letto questo, ho chiuso il libro e sono venuto qua.